Dopo l'approvazione della delibera sull'istituzione del registro cittadino degli operatori familiari proposto dall'assessore al welfare Roberta Gaeta, il Consiglio Comunale ha approvato l'attesa delibera che aveva ad oggetto indirizzo per la gestione del patrimonio immobiliare comunale e il contrasto dei fenomeni di occupazione abusiva mediante azioni di regolarizzazione, sanatorie, volture e sgomberi. In merito alle motivazioni che hanno portato a questa decisione, vi proponiamo l'intervento integrale del sindaco in aula. Noi siamo non per la sanatoria, perché questo termine non apparterrà mai alla storia di questa giunta, le sanatorie tranchant, i condoni tranchant, cose di questo tipo. Siamo invece per cominciare veramente fino in fondo, come hanno detto sia il consigliere Monno, sia il consigliere Gennaro Esposito, un percorso di legittimazione e correttezza amministrativa. E non è nemmeno l'adesione supina ad una legge regionale che non ci appartiene e non condividiamo, e che è una legge. Allora, quali sono i binari in cui ci siamo mossi? Innanzitutto, noi stiamo parlando di un diritto primario che molte volte sembra stare nello sfondo, ma che per noi è fondamentale, che è il diritto alla casa. E io sono anche contento che si approvi questa delibera prima della discussione sul bilancio, perché noi oggi affrontiamo un tema primario che è il diritto alla casa. E lo voglio dire quando nel paese ci sono state recentemente, ancora sussistono dibattiti roventi sull'IMU, l'aboliamo o non l'aboliamo, e che si guarda soprattutto ai ricchi. Noi oggi mi pare che stiamo facendo un discorso che guarda soprattutto ai bisognosi da una parte e ai lestofanti e alla criminalità organizzata dall'altra, sulla quale poi tornerò. Quindi oggi noi parliamo soprattutto dei bisogni. E quindi questa giunta, questa amministrazione, mi pare di capire, questo consiglio, una maggioranza forte, vuole dare una risposta alle tante persone che la mattina si svegliano e non sanno se hanno una casa o se stanno in una casa e la devono lasciare o non la devono lasciare, e dare una risposta a chi da 20 anni magari aspetta che una graduatoria venga approvata. Allora, le direttrici sulle quali ci siamo mossi sin dall'inizio, sulla quale anche io personalmente ho dato un'indicazione forte, è stata quella di trovare all'interno dell'amministrazione comunale finalmente un modello organizzativo all'interno dell'assessorato al patrimonio che consenta di esaminare in tempi rapidi quelle che sono le graduatorie dei cittadini napoletani che hanno diritto ad aver riconosciuto un diritto. E quindi non rimanga un'aspettativa potenziale fine a se stessa, ma che si veda tradurre in un diritto. Quindi questa è l'indicazione principale che è stata data al direttore generale, è stata data all'amministrazione, si sta già lavorando, perché su questo, come ha detto qualcuno di voi, che noi saremo giudicati da domani, non più su una delibera, ma su che tipo di risposte sapremo dare. In secondo luogo è stata quella di andare, l'altra direttiva che è anche emersa poi tra l'altro dal dibattito di oggi, è stata quella di andare a vedere caso per caso le posizioni degli occupanti anche sine titulo all'interno degli alloggi, e questo con una risposta efficace al di là del casellario giudiziario. Cioè, questo modello organizzativo del comune insieme alle altre istituzioni non si accontenterà di vedere, per comprendere se ci troviamo di fronte a degli occupanti bisognosi, a degli occupanti sine titolo. Abbiamo letto anche in questi giorni sui giornali, abbiamo avuto occupanti sine titolo che magari se non avessero occupato 20 anni fa non sarebbero diventati registi, no? Nel vario dibattito che c'è stato anche questi giorni sui giornali. Così come noi, se analizzando una domanda ci dovessimo rendere conto, grazie alla collaborazione che mettiamo in campo con la prefettura, le forze dell'ordine e la magistratura, che ci troviamo di fronte a delle stofanti magari legate alla criminalità organizzata, ma che hanno il casellario giudiziario pulito, io credo, ne abbiamo parlato con l'assessore Fucito, noi dobbiamo andare a ipotizzare anche ipotesi di decadenza nei confronti di chi apparentemente e formalmente ha acquisito un titolo legittimo. Quindi di fronte a questo ci deve stare un'analisi molto approfondita caso, perché a me non sfugge, e l'avete detto anche voi in questo dibattito, che ci sono casi di persone che si sono insinuate o gruppi che si sono insinuate e che alla lunga hanno anche acquisito un titolo apparentemente legittimo sul piano formale, mentre invece abbiamo persone che magari bisognose hanno occupato, non hanno titolo, e magari oggi, alla luce del processo formale amministrativo che stanno mettendo in campo, ne potranno avere diritto. Insomma, un distinguo molto netto tra chi veramente ha esercitato un bisogno in questi anni,
e quindi situazioni che noi abbiamo ereditato, e di chi invece ha lucrato sul comune, ha lucrato sull'edilizia residenziale pubblica e ha lucrato sulla pelle della povera gente. E questo è il lavoro che insieme dobbiamo fare, a mio avviso, nei prossimi mesi. E poi ovviamente non tollerare, ma il segnale mi pare che l'abbiamo dato chiaro insieme a un'operazione che è stata fortemente voluta da noi, da me, dai consiglieri, dalla Polizia Municipale, che ci siano occupazioni illegali per quanto riguarda il futuro. E qui voglio ringraziare la Polizia Municipale non solo per quell'operazione che si ricordava, ricordava il consigliere Borrello, ricordava l'assessore Fucito del 27 agosto, ma anche perché indagini delicate con la Procura della Repubblica e proprio la Polizia Municipale sta lavorando. Questo significa che noi siamo in prima linea sul tema della legalità e del contrasto alla camorra in tutte le parti della nostra città. Veramente voglio chiudere sul tema dei diritti primari. In ogni azione concreta che ci stiamo muovendo con una visione forte di città, contrariamente anche a qualche posizione singola che anche stamattina si è ascoltata qui in Consiglio Comunale, noi quando ci muoviamo sempre pensando ai diritti fondamentali. Il quasi miliardo di investimento che ieri abbiamo ottenuto grazie a un lavoro faticosissimo che è stato fatto, per nulla scontato, grazie anche al Presidente della Regione, e che ha fatto dire al Ministro Lupi che un'opera vitale, la metropolitana, ne ha un miliardo di investimenti, non ci ha mosso solo il fatto che riteniamo fondamentale per la nostra città completare la metropolitana fino a Capodichino e collegarla con l'area nord della nostra città, quindi Poggioreale, centro direzionale, quindi vicino alla Scampiesse Condigliano. Abbiamo pensato anche alle centinaia di posti di lavoro che si andranno a creare. Il diritto al lavoro, il diritto alla casa e il diritto all'ambiente. Siccome c'è ancora qualcuno che pensa, non lo so se in buona fede o meno, che questa amministrazione non dica parole chiare su alcuni aspetti che rappresentano il pensiero unico di questa amministrazione, che è una parola orrenda, ma su questo abbiamo un pensiero unico, quello delle discariche e degli inceneritori, mi pare che non gliel'abbiamo mai mandato a dire né al governo né ad altri, perché per noi è primario il diritto alla salute, il diritto all'ambiente. Quindi su ogni azione di questa amministrazione, se vedete fino in fondo, c'è sempre un diritto primario della Costituzione Repubblicana. Oggi il diritto alla casa e all'uguaglianza. Perché noi siamo abituati a pensare all'IMU dei ricchi, invece oggi stiamo discutendo in realtà, tolta la camorra che va contrastata senza se e senza ma, in modo forte ed efficace, in realtà sembra quasi una guerra tra poveri, tra il bisognoso che è occupato sine titulo e il bisognoso che sta nella graduatoria ad aspettare. Qui noi dobbiamo trovare l'equilibrio difficile di cui parlava anche mi pare Carnello nell'intervento che ha fatto, oppure Gennaro Esposito. Così come il diritto al lavoro, il diritto all'uguaglianza, il diritto alla salvaguardia dell'ambiente. E voglio dire, se noi non avessimo avuto la compattezza e se non avessimo avuto la fermezza ancora ieri, ancora oggi e ancora forse domani, c'è chi pensa di fare ulteriori discariche e inceneritori nella nostra città. Guardate, questo dipende molto dal livello di determinazione e di compattezza che noi abbiamo tra amministrazione comunale, raggiunto il Consiglio Comunale. E io devo dire ancora una volta, anche oggi pomeriggio, nel dibattito ovviamente che aveva ad oggetto la delibera sulla casa, che io la vorrei chiamare così, la delibera sul diritto alla casa nella nostra città e non la delibera sulla sanatoria, il contributo alla fine enormemente maggioritario è venuto non solo dalla maggioranza ma anche dall'opposizione, e devo dire che gli interventi che ho colto sono interventi che vanno esattamente in questa direzione. E non può sfuggire, l'ha ricordato mi pare Rinaldi prima, che in questo caso, non solo in questo caso, perché anche in altri casi è avvenuto, c'è stata, come dire, un'attività propositiva e di spinta forte dal Consiglio, che è servita anche sicuramente in questo dibattito agostano, dove la Giunta non è che è stata tentennante, la Giunta aveva un'idea chiara, il dibattito aveva preso poi una strada e insieme un'altra volta siamo stati in grado di correggerlo nel modo giusto. Quindi oggi vedo che fa un passo avanti la legalità, perché si va nella direzione di mettere ordine a quello che non c'è mai stato da qui a 20 anni. Non è un'adesione a una sanatoria perché questo percorso non ci appartiene, è una risposta ai bisogni delle persone che da anni vivono nella precarietà
ma è anche una risposta forte a chi da anni aspetta e credo una risposta forte a chi, professionisti dell'occupazione, estorsori, camorra, possa pensare da domani che si trovi di fronte a una giunta distratta, un consiglio comunale distratto o una polizia municipale distratta, e io sono convinto ovviamente anche le altre forze dell'ordine. Quindi chi da oggi penserà di ipotizzare occupazioni troverà dapprima il sindaco che darà a disposizione che un minuto dopo quelle case andranno sgomberate, perché in quelle case ci devono andare le persone che hanno diritto o ci devono rimanere le persone bisognose alle quali noi oggi tendiamo una mano, perché siamo la giunta e vedo anche il consiglio comunale che sta con il cuore, con la testa e con i ragionamenti più vicino alle persone che hanno bisogno e che sono tante.